Oggi è un giorno effettivamente importante, importante perché non solo c'è l'inaugurazione dell'Academy, quindi dell'Aula Magna che fa seguito, come diceva il professor Ventre, ai laboratori e all'università, ma perché si registra ancora una volta una cooperazione importante tra le istituzioni della nostra città, in questo caso anche col governo, e saluto il ministro Giannini, do il benvenuto nella nostra città. Si fa tanto parlare di periferie, di luoghi in difficoltà. Questo è un investimento importante perché avere i giovani in questo luogo, aprire l'università al territorio, organizzare insieme attività sociali e culturali significa far muovere concretamente l'economia, significa soprattutto puntare su quella che è la nostra forza, sapere, conoscenza, competenza, qualità, coraggio, passione e creatività. Se Apple ha fatto questo investimento, siamo profondamente convinti che Napoli oggi è una città in cui vale la pena avere il coraggio di investire. A Napoli è tutto più complicato, è tutto più difficile, ma ci sono degli ingredienti che non si trovano altrove, che sono, come è stato detto prima, la capacità in pochissimo tempo di fare cose che possono apparire impensabili, anzi magari se le programmi le facciamo noi, la capacità di avere forza e passione. E quindi oggi sono contento per il quartiere San Giovanni, soprattutto oltre che per la città di Napoli. Sono contento per le cosiddette periferie perché possono trovare in questo modo la possibilità di investire, di vedere i giovani. Compito nostro, e chiudo, è quello di garantire sempre di più infrastrutture. La visione è proprio quella della cultura, della ricerca e della conoscenza. E noi ci auguriamo che il governo non faccia mancare le risorse sufficienti per questi obiettivi strategici, quindi soprattutto grande augurio da parte mia, immagino a nome di tutta la città, agli studenti che iniziano per primi questa grande avventura nel cuore di Napoli, nel cuore operaio, laddove c'erano le fabbriche che avete ricordato. Oggi nasce la fabbrica del sapere per creare il lavoro dell'oggi e del domani. Grazie.